Ciao bimbi, buongiorno! Come state oggi? Spero bene. E ci siete tutti? Sì? Allora, oggi vorrei fare con voi delle posizioni di yoga. Perché dopo facciamo una lezione con la maestra Anna e la piccola Elisa. Ci leggerà una storia. Noi intanto dobbiamo insegnare queste posizioni a mamma e papà. Perché voi già le conoscete, vero? Allora, pronti? Vediamo un po' la posizione dell'albero. Mani sulla testa, guardo dritto davanti a me e porto un piede in su. Può stare o sulla caviglia o anche sul ginocchio. Il ginocchio è largo, non dritto così, largo. Questa è la posizione dell'albero. Poi abbiamo la posizione della farfalla. Mi siedo in ginocchio, seduta a terra, sederino bene bene giù. Prendo i piedi e li unisco, li tengo con le mani e faccio avanti e indietro con le ginocchia, su e giù. Questa è la farfalla. Poi abbiamo la posizione della rana. Allora, la rana mi metto, parto da su, allargo bene bene le gambe, all'altezza, alla larghezza dei fianchi. I piedi sono rivolti in fuori. Scendo giù con le ginocchia, unisco le mani al petto e i gomiti vanno a spingere sulle ginocchia. Il tallone deve stare bene bene a terra, così riusciamo a stare in equilibrio. Abbiamo poi la posizione del coccodrillo. Mi sdraio giù, tutta giù, dritta dritta, mani avanti a me, la fronte sulle mani. E respiro sempre quando faccio queste posizioni, vero? Poi cosa abbiamo? La posizione A della mucca. Dopo il coccodrillo mi alzo in ginocchio, a quattro zampe, le ginocchia un po' larghe, caviglia a terra, mani giù, bene bene a terra e faccio la posizione della mucca e guardo in su. Quando guardo in su, la schiena, la pancia va giù, così. Questa è la posizione della mucca che guarda su. Poi c'è la posizione del gatto che guarda invece la pancia. Guardo la pancia e la schiena si inarca, va su. Tiro la pancia su e guardo la pancia. Dopodiché abbiamo la posizione del cane. Dopo che ho fatto la mucca e il gatto, punto i piedi, tiro su il sedere e guardo i miei piedi. Gambe dritte e mani dritte. Questa è la posizione del cane. Si chiama cane, testa in giù. E tiro su il mio sederino. Ok, scendo giù e dopo il cane abbiamo la mezzaluna. Me le sono scritte perché Anna me le ha mandate. Mi ha detto: Martina, spiega queste posizioni, per favore. Allora, la posizione della mezzaluna. Sto in ginocchio, parto da un ginocchio. Allungo una gamba di lato, porto le mani su, una mano dello stesso lato va giù e mi incurvo da questa parte della gamba stesa. Ritorno su in ginocchio, faccio la stessa cosa dall'altra parte. Gamba stesa, mano giù. Incurvo
la schiena di lato. Questa è la mezzaluna. Infine abbiamo la posizione del bambino. Il bambino è sempre in ginocchio, sederino sui talloni, vado giù con la schiena e la fronte tocca il pavimento. Le mani sono dietro, così. Queste, bimbi, sono le posizioni che ci serviranno per la nostra lezione con la maestra Anna. Ciao bimbi! Bentrovati bimbi! Oggi tutti insieme facciamo una lezione di yoga insieme alla piccola Elisa, che ci mostrerà a lei tutte le varie posizioni. Pronti? In mezzo al prato c'è un albero solitario. Guarda malinconico gli alberi del bosco, che sono tutti vicini, e pensa che vorrebbe andare laggiù in mezzo a loro. Allora, facciamo la posizione dell'albero. Benissimo, prendiamo l'equilibrio. Bene, ci siamo? Buongiorno, dice il sole. Svegliandosi al mattino, l'albero non risponde, è triste, si sente solo, pensa che vorrebbe essere nel bosco insieme agli altri alberi. Allora, sdraiamoci a testa in giù e poggiamo le mani nella pancia. Così. Cominciamo a prendere l'aria, respiriamo e buttiamo giù l'aria. Ancora prendiamo l'aria e buttiamo giù l'aria. Poco dopo una farfalla si posa sui rami dell'albero. Facciamo la farfalla, la posizione. Sediamoci a terra per la posizione della farfalla e spingiamo le ginocchia. Su e giù, brava, su e giù. L'albero non risponde e la farfalla vola via. Ma ecco arrivare saltellando una rana. Mettiamoci in piedi con le punte dei piedi rivolte verso l'esterno, pieghiamo le ginocchia e porta le mani giunte verso il petto. Bravissima. L'albero non risponde e ancora la rana se ne va. Brava mamma, perché hai fatto subito, perché stavo per cadere. Bravo. Ma ecco arrivare un coccodrillo. Per la posizione del coccodrillo ci sdraiamo a pancia in giù, appoggia una mano sull'altra e la fronte sulle mani. Chiudiamo gli occhi e anche qui respiriamo tranquillamente. Buongiorno, dice il coccodrillo, ma l'albero non risponde, continua ad essere di cattivo umore. Il coccodrillo quindi se ne va ed ecco arrivare una mucca. Per la posizione della mucca mettiamoci a quattro zampe, con la testa che guarda in alto, inarcando, brava, bene la schiena. Chiudiamo gli occhi e respira tranquillamente attraverso il naso. Chiudiamo anche gli occhi, chiudi gli occhi. No, sopra la schiena. Buongiorno, dice la mucca, ma l'albero non risponde. E dopo aver mangiucchiato un po' d'erba, anche la mucca se ne va. Intanto passa di lì un gatto. Abbassiamo la testa, incurviamo la schiena verso l'alto e respiriamo. Buongiorno, dice il gatto, ma indovinato un po', l'albero non risponde. È triste, è arrabbiato, non ha voglia di essere disturbato. Poco dopo ecco spuntare un cane. Mettiamoci in punta di piedi e stendiamo le gambe, brava. Buongiorno, dice il cane, ma l'albero continua a fare il muso e non risponde. Così anche il cane se ne va. Scende la sera e spunta la luna. Per la posizione della mezzaluna ci mettiamo in ginocchio. Stendi le gambe a sinistra, brava. Apriamo le braccia e inclina il corpo verso sinistra.
pochino così, benissimo. Respiriamo e cambiamo gamba. Buonasera, dice la luna, ma l'albero continua a non rispondere. Passa tutta la notte e spunta di nuovo il sole, che saluta tutti. Poco dopo arrivano una mamma, un papà e un bambino. Il bambino dice, ciao, lo abbraccia e ancora dice, come sei fortunato, non sei mai solo, ti ho guardato tutto il giorno, dalla finestra ieri. Al mattino il sole è venuto a svegliarti e poi uccelli, farfalle e tanti altri animali sono venuti a trovarti. Oggi sono voluto venire anch'io, posso arrampicarmi tra i tuoi rami? Il bambino si arrampica, l'albero risponde e sorride. Finalmente ha capito, a forza di cercare ciò che non poteva avere, non si era accorto di quanti amici venissero a trovarlo ogni giorno. Terminiamo allora con la posizione del grande albero felice. Bene, gira il pupillo di qua, vieni, vieni qua. Sorridiamo, perché questa volta l'albero è felice. Facciamo il saluto. Namastè. Namastè. Bene. Poi facciamo per noi. Bene, bimbi, spero vi sia piaciuta. Provatela anche voi insieme alle vostre mamme. Un abbraccio a tutti.